Attacco in controtempo da parte di Martinez. Molta fortuna per la due volte campionessa di Roma. Rosso. Beh, ormai hanno imparato ad essere estremamente competitive anche su superfici più rapide, e questo rappresenta una svolta a livello storico. Tutta l'aggressività. Però non è... perfetta, sicuramente sembra a livello. Proprio la letteralmente chiamata proprio per una gran cosa, finalmente nel momento in cui Arancha Sanchez arriva. Gran dritto, 40 pari. Nel circuito VTA, Steffi Graf prima, Mary Pierce terza, e le due spagnole che di fatto sono lì in mezzo, incastonate tra Graf e Pierce, seconda e quarta, seconda la Sanchez, quarta la Martinez. 4-1. E la volley alta da parte di Arancha, la quale magari, chi lo sa. Che brava la Sanchez, brava perché si ferma sul più bello. Contropiede, che brava Martinez, sceglie la soluzione più complessa. Una volta coglie la che non può sbagliare, si avventa letteralmente, forse dentro di sé era fin troppo convinta del fatto che questo set fosse andato, invece il set è ancora in corso, è vero che è avanti, ma
deve pure considerare l'avversaria che ha di fronte. Tra l'altro vedo che in questi ultimi minuti Arancia Sanchez si è messa a giocare, Tenzi, quindi si può giocare. E vabbè. Allora qui la situazione adesso rischia di farsi esplosiva. Quel game poteva veramente servirle per mettere le cose a posto, voglio dire, in modo più o meno definitivo nel set. Tenere quel turno di battuta significava andare 5-0 e di fatto scappare. Vediamo se... passante con un angolo meraviglioso da parte di Arancia Sanchez. Rischiato molto qui Martinez, perché eravamo entrati in una fase della partita in cui la Martinez si stava complicando la vita in maniera piuttosto clamorosa, visto che era 4-0, e poi in pochi minuti da 4-0 4-3, poi nel cuore dell'ottavo gioco sul 15 pari la pioggia e ora questo errore della Sanchez. Quindi occhio a questo game. Aggressiva Conchita Martinez, non ha bisogno neanche di giocare allo smash perché la palla rimbalza. Bello questo contropiede, brava. Diciamo che da quella posizione ha giocato la Martinez con un rete. Buona? Sì. Tiro. Cambio e parimo un gran contropiede, ha fatto tutto col dritto Martinez. Infatti, e allora se ne va un set che in realtà poteva finire molto più rapidamente, ma che comunque va alla giocatrice che si è trovata sempre avanti, ovvero Conchita Martinez, stare i due game successivi.
Nicola Ventura scende a rete. Attacca Sanchez. Stavolta ovviamente non può da quella posizione, a maggior ragione sbagliare lo smash. Un grande spirito di sacrificio su questa palla, ma non basta. Gran passante. Si accomoda perfettamente. Che molto lungo. Gran prima. E gran rovescio. Il passante è buono. Dove l'ha messa? Con grandissima frequenza. Alla fine con grande difficoltà, rischiando peraltro di perdere il servizio. Questo è un buon passante. Sulle montagne russe certamente sono molte più le fasi di discesa che quelle di salita. Occhio, perché qui c'è il break point. Non se n'è accorta Martinez del movimento fatto dalla sua avversaria durante questo scambio. Arriva. Ah, che brave. In questo caso brave entrambe perché si sono sfidate bene. Stiamo assistendo adesso in questa parte iniziale del secondo set comunque a game soprattutto quando a servire la Sanchez complessivamente un pochino più lottati. Gliela proprio tirata in bocca. Tutto buono il tocco, stavolta una stop ball e giocare di queste continue e gentili concessioni della sua connazionale. Occhio a questa, e infatti ne approfitta stavolta perché la piazza molto molto bene. E allora gioca benissimo, trova soprattutto l'angolo urevole alla Martinez. Grande angolo stavolta però da parte di Aran.
è rimasta in campo. Straordinaria questa soluzione. Quello che abbiamo appena visto è il primo per Conchita. Se lo può permettere, diciamo, a livello di punteggio. 7-4-1, 30-0. Scambi più lunghi dell'intera partita, si conclude però in maniera... Dove l'ha messo questo contropiede, molto ben giocato. Ci arriva e a quel punto trova l'angolo giusto. Che tifosi di Grillotti in tribuna. Buona. Vabbè, chiude nel modo migliore. Una finale a dir poco dominata. Conchita Martinez per il terzo anno consecutivo è la regina degli internazionali d'Italia, battuta, strabattuta la sua connazionale Arancia Sanchez Vicario col punteggio di 6-3, 6-1. Una